ragazze, allora oggi impareremo a fare degli orecchini a forma di mecchina e tutto quello che ci serve è del fimo bianco o qualunque altra sia pasta polimerica, del fimo rosa chiaro, io utilizzo questo qui quarzo rosa, del fimo nero e poi come secondo materiale prendiamo delle perline di minima grandezza, molto molto piccole, delle monachelle, questi cosini qui che possono servirci, questi qui per mettere le perline e una semplice lama per taglierino. E casomai se ci può servire anche uno stuzzicadenti. Adesso passiamo al tutorial. Per prima cosa stendiamo sul nostro tavolo di lavoro un po' di fimo bianco. Lo schiacciamo prima per bene e poi ne creiamo una pallina. Ne creiamo un piccolo serpentino e dobbiamo tagliare a media grandezza questi due, questo panetto. Schiacciamo ancora e a ogni panettino creiamo una pallina e a sua volta facciamo un piccolo serpentino. E poi tagliamo un po' di pasta da un panetto e dall'altro e questa sarà la pasta per le orecchiette. Dopo aver creato questi visini in questo modo, andiamo a creare le nostre orecchiette. Prendiamo un pezzo di fimo, lo facciamo a pallina e poi schiacciamo in questo modo sino a creare un triangolino, vedete? E poi lo attacchiamo all'orecchino, alla nostra mucchina. E questo è il risultato che viene. Poi adesso dovremo prendere il fimo rosa chiaro per fare il nasino. E prendiamo un po' di fimo chiaro e creiamo delle palline. E poi le schiacciamo sulla faccina in questo modo. Dopo prendiamo uno stuzzicadenti e creiamo due forellini per fare il nasino. Poi prendiamo il fimo nero e facciamo le macchiette. Per facilitarci il lavoro creiamo un serpentello piuttosto lungo, piuttosto fine e poi ne tagliamo dei pezzettini, ne faremo delle palline che ci faremo aiutare da uno stuzzicadenti per posizionarle e fare gli occhietti e le macchiette. È molto molto facile questo lavoro, quindi facciamo questo su tutte e due le mucchette. Ed ecco qui, le nostre mucchine sono finite. Adesso ve ne mostro una. Eccola qui. Dopo aver finito la nostra mucchina, che è venuta davvero bene, prendiamo un occhiello, questi qui, e inseriamo tre perline bianche, piccoline. Una, due e tre. Poi con una pinza di questo modo prendiamo e tagliamo, ci rimarrà questo e noi questo lo dovremo infilare all'interno della nostra mucchina, ma attenzione a non deformarla.
Ecco qui, vedete? Se vi accorgete che, ecco, a me si è staccato un pezzo, si deforma, riformatela di nuovo in questo modo e questo è il risultato finale. Adesso andiamo ad applicare la monachella. Quindi prendiamo una monachella, una pinza a becco d'oca e apriamo questo occhiello e lo infiliamo in quest'altro occhiello, poi chiudiamo l'occhiello, sempre facendo attenzione a non fare troppa forza. Il nostro orecchino è pronto per essere cotto e lucidato. Vedete che bell'effetto? Le perline danno davvero un bell'effetto. Mi piace davvero molto come è venuto. E questo è il tutorial, ragazzi. Io spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cliccate un mi piace e casomai commentate anche. Grazie mille per aver guardato questo video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! E ciao anche dalla mucchina.